Ristante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Il valzer degli infortuni continua, ma stavolta l'assenza di Duna Scott, pedina fondamentale del roster bianco-azzurro, è stata ampiamente bilanciata dal rientro dei play Nick Moore dopo una lunga assenza. E ben presto i dubbi sulla sua condizione si sono dissolti a suon di punti e qualità complessiva della prestazione, sia in chiave difensiva che di costruzione del gioco. L'elemento più rimarchevole naturalmente è costituito dal bottino personale, ben 24 punti, top scorer dell'Enel, un contributo determinante per l'agognato e necessario ritorno al successo dopo lo scivolone interno con Brescia. Quella con Cantù non sarà certo ricordata come una delle più belle partite viste nel Palapentassuglia, ma per staff tecnico e dirigenti, al pari degli stessi giocatori, ciò che conta è il passo avanti in classifica. Quota 8 e tanta fiducia per il percorso stagionale, che domenica prossima porterà l'Enel Brindisi in Irpinia per affrontare la temibilissima Sirigas Avellino, reduce dall'impresa isolana contro il Banco di Sardegna Sassari e terza in classifica a quota 12 insieme con i sorprendenti corregionali della Pastareggia Caserta. Determinante il sostegno del pubblico brindisino che ha spinto la squadra verso un successo preziosissimo che l'Enel ha meritato per l'andamento complessivo del match, pur soffrendo nella terza frazione, quando i brianzoli hanno recuperato ben 10 dei 16 punti di ritardo. Finale sotto controllo, nonostante gli ultimi e generosi tentativi canturini di tornare in partita, è più 8 con il 90-82 che evidenzia comunque che i pugliesi hanno concesso parecchio all'attacco lombardo, che dalla grande distanza ha fatto registrare un apprezzabile 7 su 16 con il 49%. Miglior realizzatore avversario è stato Jajuan Johnson con 32 punti e 45 di valutazione. Brindisi ha risposto con i 24 di Moore e con i 20 di Phil Goss, visto decisamente meglio, e di Mbaye, che pur non brillando come al solito è stato comunque determinante. Sergio Guido, innovazione nella tradizione, con Reale Mutuo Assicurazioni, una grande compagnia assicurativa italiana. Siamo a Brindisi, in via Dalmazia 47. Vi aspettiamo per un preventivo gratuito. Avere qualcosa anche più da sottocanestro, trovare qualche canestro facile con i nostri lunghi sottocanestro, giocare un po' uno contro uno in modo che ci tocca anche un po' nella pressione. È logico che noi avevamo molto paura di cosa, di Pilepic, perché avete visto che il primo tempo l'ha marcato bene Fili, ma il secondo tempo ha avuto spazio, è un tiratore particolare, e allora loro erano preparati sicuramente sugli aiuti su di lui e lui ha avuto molto più spazio. Poi è arrivato in quella giornata in cui, cioè, dire, ha fatto anche quella stoppata spettacolare su cosa, su Amato, voglio dire, perciò ogni tanto bisogna dare credito ai giocatori dell'altra parte. Penso che per il pubblico di Brindisi è stata importante la vittoria, perché, siccome è un pubblico che gli piace la pallacanestro, vedere anche delle prestazioni fatte anche dagli avversari, penso che sia un piacere per venire a vedere la pallacanestro. Mr. Romero is okay with a good game as a coach and with a good result with the tonight. Si congratula con Romeo Sacchetti, il coach, con la buona partita che Brindisi ha giocato questa sera. So we have some problems to play all the 40 minutes good because I don't know, it's games on the way or at home. Sometimes we are good 40, certainly 39 minutes now. Today we was okay, we are fighting well, but it's problem of some players who can feel the game, the rhythm of the game. Facciamo fatica a trovare continuità nei 40 minuti, soprattutto nelle partite fuori casa. Abbiamo ancora qualche problema a inserire qualche giocatore a trovare il giusto ritmo del gioco. So some things you can change to score better, to pass quicker, but some things it's impossible for the coach to change because it's individual players' problems. For example, to make some travelings, to step on the lines, to discount on turnovers, it's really difficult to change because or you have school or you have no school. And this was the reason, the first reason why we lost today. This is too much turnovers. Like I'm talking, not a basketball tournament, the garbage tournament.
sono sicuramente degli aspetti in cui dobbiamo ancora lavorare e migliorare a livello di gioco organizzato, di squadra. Ci sono invece stati troppi episodi oggi di palle perse legate a errori banali di alcuni giocatori, frazioni di passi, linee di fondo. E quindi di tutte le palle perse della partita, che hanno avuto un peso specifico importante nella sconfitta, sicuramente alcune sono legate ad aspetti tecnici di organizzazione, altre che ho definito garbage turnover sono legate a errori dei giocatori. So this is just what's the reason why it was. Vede nelle palle perse la principale ragione della nostra sconfitta. Una vittoria pesantissima per il morale, per la classifica, ci voleva assolutamente, Marco. Capitano. Sì, questa sera dovevamo vincere, l'unica cosa che contavano erano i due punti, abbiamo giocato a sprazzi, abbiamo fatto vedere un bel basket, come al solito cadiamo negli errori e ci rilassiamo, abbiamo fatto rientrare in partita una squadra come Cantù e per fortuna andava bene, ci servivano questi due punti. Tre ventelli, ma soprattutto i 24 punti di Nick Momo, bentornato. Sì, sì, siamo tutti felici per lui perché è un giocatore importantissimo per noi. Ci ha mancato molto in queste partite perché lui, anche se è un rookie, ha molta leadership in campo, sa guidare questa squadra come noi, come la nostra. E poi i tre ventelli, abbiamo giocatori che fanno canestro noi, siamo una squadra con molti punti nelle mani e dobbiamo continuare così. Se riuscissimo a subire un po' meno punti, anche stasera 82 punti in casa contro Cantù sarebbe meglio, ma prendiamoci questi due punti ora. Nick Moore produttivissimo. Sì, sapevamo che lui era molto carico perché voleva giocare, è un giocatore che ha veramente voglia di dimostrare il suo valore. Ogni tanto combina ancora qualche errore di gioventù, ma glielo possiamo concedere perché poi è la prima partita dopo probabilmente un mese e mezzo in cui tornava. Dobbiamo essere più cattivi in certe fasi della partita perché se siamo più cattivi possiamo toglierci qualche soddisfazione. Se siamo invece ancora un po' sbarazzini, le partite queste qua ce le portiamo fino alla fine e magari qualcuna, come è successo, la perdiamo. Io non l'ho detto, Alessandro Giuliani, naturalmente general manager dell'Ener Basket Brindisi, che forse nei prossimi giorni sarà alle prese con qualche scelta importante, o no Alessandro? No, non ci sono scelte importanti, nel senso che fila con noi un contratto fino a 19 dicembre e quindi abbiamo tutto il tempo di vedere come crescerà la sua condizione e come staranno gli altri due. È bello poter scegliere e quindi qualsiasi decisione prenderemo sarà fatta per il bene della società e della squadra. Domenica d'Avellino, per ritrovare l'ex capitano Andrea Zerini, ma soprattutto per affrontare una sidica scorsara in Sardegna. Ma Avellino è nata quest'anno per essere una delle contendenti a andare in finale, non diciamo lo scudetto, perché lo scudetto l'ha già vinto Milano, ma per andare in finale. È una squadra che è lunga, che ha il doppio impegno, ma lo sta tenendo molto bene, vedo. È una squadra esperta nei ruoli fondamentali, cioè i due piccolini, Ragland e Marquis Green e i lunghi, ha un centro di peso veramente sotto canestro. Sarà difficile, però noi andiamo lì con lo stesso spirito sbarazzino e magari con qualche solidità in più. Il rientro di Nick Moore ha praticamente coinciso con la prestazione più brillante della squadra, ci rendiamo conto quindi dell'importanza ancora una volta rivestita dal ruolo del playmaker, che non puoi cambiare. Il playmaker è colui per il quale è stata pensata la squadra, questa squadra è pensata per correre, un conto è correre con Nick Moore, un conto è correre con Ghost ha più vantaggio stargli a fianco. Una grande prestazione di insieme, di carattere, una squadra che ha ancora un po' troppo alti e bassi, partita poteva essere ancora una volta chiusa sul più 6, non chiusa perché non sono mai chiusa, ma si poteva comunque gestire in maniera più tranquilla, chiaramente mancando anche Scott diminuiscono la rotazione, quindi Cantù è rientrata. Ecco, l'unica cosa forse dovrebbe per il futuro in questa partita della squadra cercare di portarla a termine con maggiore tranquillità.
L'Enel Brindisi vince questa sera una partita molto importante, una partita che vale più dei due punti in palio, perché veniva da una sconfitta un po' inopinata settimana scorsa e doveva riscattare la stessa. Cantù dall'altra parte ha provato fino alla fine a rendere dura la vita di Brindisi, però i ragazzi di Sacchetti questa sera sono stati veramente concentrati. Una nota di merito sul rientrante Moore, autore di 24 punti, di una prestazione veramente maiuscola in attacco, ma tutta la squadra che l'ha tenuto duro fino alla fine, portando a casa una vittoria veramente importante. Una squadra diversa, quell'Enel che ha battuto il Cantù oggi, una squadra a trazione, tutto fosforo e punti da parte dei due play. I piccoletti Moore e Goss hanno dato una manovra differente alla squadra che per i primi le prime sette partite ha molto, anzi forse un po' troppo giocato, responsabilizzando molto Mbaye e i pivot. Oggi si è vista una Brindisi differente, una Brindisi che ha saputo ragionare un po' di più. Certo, c'è sempre qualcosa da fare, soprattutto oggi ciò che è mancato è stata la difesa. Si sono regalati 82 punti a Cantù, ma soprattutto si sono regalati tantissimi punti nell'area pitturata, lì dove Sacchetti dovrà lavorare. Quinta vittoria nelle ultime sei partite, terza su quattro gare on the road per la Sidigas, che spugna il Palaserra di Migni 75-70 e sale a 12 punti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva, prima a domicilio per il Banco, che rimane a quota 8 in graduatoria. Approccio positivo dei campani che, grazie alla produzione di Thomas, si portano sul più 10. Poi ci pensa Ragland ad allungare, più 11 al nono, 56% al tiro per i Lupi, con contro il 30% degli avversari al decimo. Sassari reagisce, Stipcevic e Monaldi danno l'input per il breccone di 22-3 in 8 minuti, che proietta i padroni di casa sul più 8 al 17esimo, 25-11 il parziale del secondo periodo, 8 su 13 da oltre l'arco all'intervallo per gli isolani. In avvio di ripresa Thomas e Fesenco colmano il gap, 55-53 al 30esimo. Nel quarto periodo l'equilibrio non si spezza, più uno scandone al 37esimo, Ragland e Thomas portano i viaggianti sul più 6, risposta di Olaseni e Stipcevic e nuovo meno 1 Dinamo al 39esimo. Nel finale decisivi i punti di Cusin, 20 su 42 da 2, 9 su 20 da 3 e più 9 al rimbalzo per gli Irpini, contro il 9 su 29, 11 su 27 dei padroni di casa, 21 con 4 su 5 nelle triple per Thomas, 18 più 9 assist per Ragland, stesso score per Randolph. Dall'altro lato 18 e 5 falli subiti per Stipcevic. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.